Sono Lorenzo De Luca, presidente dell'associazione FabLab Dolomiti. Il mio compito oggi sarà introdurvi agli argomenti e presentarvi i relatori di queste puntate sulla tecnologia. Sono qui oggi con Andrea Talamini, socio di SVG Informatica, ditta che dal 1993 si occupa in provincia di Belluno di comunicazione e tecnologia. Nella puntata di oggi parleremo di sicurezza informatica e di accortezze nell'uso della tecnologia. Se analizziamo il contenuto dei nostri dispositivi, computer portatili, tablet, smartphone e così via, ci rendiamo conto che sono pieni zeppi di informazioni, di dati personali, come comunicazioni con amici, conferme di prenotazioni, di viaggi, foto, ma anche dati più sensibili come accesso ai servizi bancari e cose di questo genere. Quali sono i rischi che corriamo? I rischi che corriamo fondamentalmente sono di due tipi. Il rischio di perdita dei dati, quindi il computer si rompe e tutto il contenuto l'abbiamo perso. Prendiamo un virus che in qualche modo rovina i nostri documenti. Oppure anche semplicemente commettiamo un errore, cancelliamo una cartella sbagliata o il software che utilizziamo per qualche motivo rovina la relazione che stiamo scrivendo. L'altro problema, l'altro rischio che corriamo, un po' più complicato questo, è il furto dei dati, cioè per qualche motivo riescono ad accedere alla nostra casella di posta elettronica. Oppure un virus raccoglie delle informazioni, dei dati personali mentre noi stiamo navigando. O la cosa peggiore è un furto di identità. Si appropriano di dati che abbiamo condiviso su internet, foto, dati personali e costruiscono una identità alternativa alla nostra per compiere delle azioni malevole. Cosa possiamo fare? Nel primo caso la soluzione è abbastanza semplice, basta fare quello che si chiama, che in termine tecnico viene chiamato backup. Backup non è altro che il salvataggio dei dati contenuti su un dispositivo, li salviamo su un altro dispositivo. Quindi copiamo tutto il contenuto più importante della nostra cartella documenti su una chiavetta USB e abbiamo risolto il problema. Nel secondo caso, purtroppo, non c'è una soluzione così semplice, un'azione che ci mette al sicuro. L'unica cosa è utilizzare delle buone norme di comportamento, che ci dovrebbero aiutare a prevenire e a ridurre il rischio di furto dei dati. Ecco allora che vi do alcuni consigli che possono tornare utili proprio su questa idea di comportamento. Proteggiamo i nostri dispositivi. È altamente consigliato impostare delle password di accesso ai nostri dispositivi. Quindi non solo quando accendiamo il computer, ma anche quando il computer va in stand-by, per esempio. Ancora di più su dispositivi mobili, quindi su un computer portatile o sul telefonino, sullo smartphone, sul tablet, proprio perché sono più facili, è più alto il rischio di furto e anche più alto il rischio di smarrimento. Le password, mi raccomando, appunto, devono essere complesse perché se la password è semplice da ricordare per noi perché ha dei riferimenti personali, purtroppo può essere facile anche per un malintenzionato ricostruirla. Provate a pensare se uno sconosciuto avesse accesso alla nostra casella di posta elettronica. Potrebbe leggere la nostra corrispondenza, vedere a quali servizi online siamo abbonati e cominciare a richiedere il cambio password di tutti questi servizi e quindi accedere poi anche a questi servizi. Se pensate poi allo smarrimento del nostro smartphone, quindi che chiunque può avere accesso alla nostra casella di posta elettronica, ai profili di social network, alle nostre app per l'accesso alle banche, vi rendete conto quanto sia fondamentale proteggere questi dispositivi. Login e logout o connetti e disconnetti sono operazioni che facciamo quotidianamente. Sono operazioni necessarie per poter accedere ai servizi, ai portali che frequentiamo ogni giorno. Molto spesso però ci dimentichiamo l'operazione di disconnessione. Disconnessione che è importante soprattutto se stiamo utilizzando un computer che non è
nostro, quindi siamo in un albergo e per esempio guardiamo la nostra casella di posta elettronica e non facciamo l'operazione di disconnessione. Ancora peggio è ancora da fare più attenzione, diciamo, è la funzione del salva password. I browser, i programmi di navigazione ci agevolano con l'utilizzo delle password ricordandole, quindi ci dà la possibilità di salvare le password. Questo va bene ed è utile se il computer che utilizziamo è un computer nostro e utilizziamo solo noi. Questo è assolutamente da evitare nel caso in cui utilizziamo un computer non nostro, o di un nostro amico, o di un conoscente, ma anche semplicemente, ritorniamo nell'albergo di prima, evitiamo di fare il salva password, perché dopo chiunque accederà a quel computer potrà avere accesso ai servizi dove abbiamo messo salva password. Software e app, cerchiamo sempre di utilizzare solo applicazioni o software che reputiamo sicure. Abbiamo ormai capito che molte applicazioni, molti software sono fatti per carpire informazioni personali e anche abitudini di vita. Ancora di più dobbiamo stare attenti negli smartphone, nei dispositivi tipo i tablet, perché ci sono molte più informazioni che sono presenti rispetto ai nostri computer. Di conseguenza un'app può avere accesso non solo alla memoria del dispositivo, ma anche alla rubrica, ai contatti, ai social network, alle fotocamere, al microfono. Quindi provate a pensare, nel caso in cui io abbia installato un'applicazione che non sia sicura, potrebbe registrare quello che sto dicendo senza il mio consenso. Geolocalizzazione. Ormai utilizziamo smartphone o dispositivi vari come smartwatch e altre applicazioni altri dispositivi che sono in grado di tracciare esattamente dove ci troviamo. Anche in questo caso l'utilizzo di applicazioni sicure è fondamentale per evitare di condividere la nostra posizione in tempo reale a qualche malintenzionato. Condividere con consapevolezza. Siamo ormai abituati a utilizzare applicazioni che sono programmate per permettere la condivisione delle informazioni direttamente sui social network. Provate a pensare, utilizziamo un'applicazione, per esempio, che ci tiene conto delle calorie che facciamo durante la nostra passeggiata quotidiana. Quindi al termine dell'operazione abbiamo la possibilità di vedere dove siamo stati, quanto tempo ci abbiamo messo, quante calorie abbiamo consumato e così via, e dopo possiamo condividerlo sui social network. In questo caso niente di particolarmente grave, però dobbiamo essere consapevoli che soprattutto abbiamo un profilo di social network aperto a tutti, abbiamo condiviso a dei potenziali sconosciuti dei percorsi, dei luoghi che frequentiamo abitualmente, degli orari nei quali normalmente non siamo in casa, di conseguenza tutte informazioni che potrebbero essere poi utilizzate in maniera malevola. Per concludere, la parola che mi sento di ripetere è consapevolezza. Siamo entrati in una nuova era digitale che stiamo pian pianino imparando a conoscere tutti quanti. Non bisogna avere paura, però dobbiamo imparare a utilizzare tutti questi nuovi strumenti con consapevolezza per la nostra sicurezza.